Ragazzi, allora, non lo so, mi vedo strana perché sono struccata e ho detto, vabbè, ho il lucidalabbra fucsia lì, provo a mettermelo. Quindi struccata con il lucidalabbra, non lo so, mi vedo ancora più strana del solito. Comunque, oggi ragazzi un video particolare. Tempo fa avevo fatto, più di una volta forse, lo svuotiamo la spesa insieme, oppure i vlog facendo proprio la spesa. E mi è venuto in mente, visto che adesso la faccio in un modo completamente diverso, perché non vado quasi mai a fare la spesa, se non magari a comprare qualcosa che mi sono scordata così, ma la spesa grossa la faccio sempre online. Che Dio benedica quello che ha inventato la spesa online, oh mio Dio, lo amo, amo tantissimo questa persona. Visto che io odio andare a fare la spesa, e se posso farla seduta comodamente alla mia scrivania, chi sono io per dire di no? E quindi niente, adesso vi faccio vedere alla svelta un attimino come funziona il sito, eccetera. Ma poi vi faccio appunto lo svuota alla spesa quando mi arriva, visto che la portano direttamente a casa e io adoro tantissimo. Ah. Allora, io la faccio sempre sul sito di Esselunga. Io sinceramente non lo so se ci sono altri supermercati in zona che usano questa cosa, però uso sempre questo. All'inizio mi chiede di mettere il mio CAP, per così può capire se effettivamente la mia zona è coperta. E fortunatamente lo è, quindi yes. E niente, da qua io vado in ogni sezione, compro quello che devo comprare, eccetera. Allora, perché spesa bio ho sbagliato? Frutta e verdura. E niente, io man mano mi guardo tutto. A volte mi metto a guardare direttamente tutto, così evito di dimenticarmi qualcosa, il che è probabile. Altre volte invece mentalmente mi immagino come se andassi a fare la spesa, tipo, non so, io appena entro, prima c'è la frutta secca, ok, allora prendo la frutta secca, poi dopo prendo la verdura normale, di solito prendo questo, 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 eccetera, così faccio la spesa. E niente, è molto comodo. E nel frattempo... Amore mio, bellino... No, non mi leccare, ecco, mi è morso. Mollami, aia. Ordine completato. The next morning. Bene, allora, è arrivato tutto. Questa è pochissima roba. Non ho capito perché mi hanno portato roba in 6.000 sacchetti. Di solito ci sono pochi sacchetti, ma gigantissimi. Ma niente, volevo farvi vedere l'acqua. Io prendo questa qui, la Sant'Anna. Anche gli Scottex, nulla di strano o particolare. Ho preso quelli e li prendo a caso, in realtà. E ora devo muovermi perché questa è la roba surgelata e non voglio che si scongeli. Allora, adoro i cuori di carciofo, che buoni. Negli ultimi mesi ho scoperto che mi piace da morire mangiare la roba e la verdura surgelata, perché cioè, è buonissima in realtà e non è piena di conservanti e altro. Broccoli, quelli di Esselunga non mi fanno impazzire, ma non ne avevano di altre marche al momento. Gli edamame, la fonte di proteine più buona che c'è. Questo tris con tre tipi di cavolo, broccoli, cose. Sì, in realtà non li ho mai presi. Ci sono anche un po' di carboidrati perché ci sono le patate, ma sono appunto fagiolini e patate. E cavolfiori, io tutte queste cose le adoro e sono riuscita un pochino a farlo dorare anche a Ricky in realtà. E questa era la prima. Poi, altra roba surgelata. Ho scoperto che la verdura che piace di più a Ricky sono i fagiolini, a me non fanno impazzire, ma bene, io spesso a pranzo o a cena mi mangio l'insalata e lui faccio i fagiolini. E quindi altri fagiolini. Zucchine. Provo sempre a prendere le zuppe, ci piacciono moltissimo, questa qui non l'ho mai provata, tipo. Questa mi sembra che l'avessimo già provata e per me era piaciuta. Ho preso solo due zuppe, male a me. E questi qualche volta ce li mangiamo dopo cena un pochino, gelati. I barattolino qua ci siamo innamorati, soprattutto di quella alla crema. Io non sono assolutamente un amante della crema, ma questo della barattolino San Montana mi ha fatto impazzire. E dovrebbe essere finita la roba surgelata. Ecco, ho messo su tutto il resto, questo è quello che intendevo quando vi ho detto che mi hanno messo un sacco di sacchetti. Di solito appunto ne danno molto meno in sacchetti molto più grandi, quindi meno spreco di plastica, ma ok. No. Oh mio Dio. Cioè, raga, l'ho salvata per un pelo. Stavo per cadere questo. Che contiene? Olio. Oh mio Dio. Comunque io da sempre prendo quest'olio qui. Che sembra frizzante. Era fuori il freddo. Quest'olio qui che costa un bel po', cioè, molto onestamente. Però è per me l'olio più buono di tutti. L'olio, io non, cioè, posso risparmiare su tante cose, ma sull'olio mai. Va bene, adesso svuoterò quella perché sta per esplodere, a quanto pare. Noci. Queste sono le stesse piade che ho usato nella ricetta di qualche tempo fa con i guacamole. Mi piacciono sempre un sacco. Questo cos'è? Ah già, ho preso dei sottaceti. Mi piacevano i più sottoli in realtà, però sono molto più leggeri i sottaceti. Adoro che mettono in questa confezione di carta le cose più fragili, tipo quelle di vetro o le uova. Infatti, a parte una volta che è arrivato solo un uovo rotto, non è mai successo niente.
Ho preso una tonnellata di biscotti. Ho esagerato. Di questi ne ho preso due pacchetti. Queste con il tè mi fanno impazzire, ne mangiamo... Non è che... Cioè, così sembra che mangiamo 50.000 biscotti al giorno, in realtà assolutamente no, ma tipo queste. Ne ho prese due confezioni perché ogni volta sono finite, sempre, quindi quando ci sono ne approfitto. Questi una volta mi piacevano molto, adesso, insomma, ce ne so, c'è di molto meglio, piacciono più che altro a Ricky. Sapete che mi faccio spesso il ramen? Ecco, a Ricky a volte vario, usando magari Sake Bon, perché non gli fa impazzire il ramen e... Quindi insomma gli piacciono anche questi. Altra frutta secca, anacardi di mandorle, ne mangiamo un sacco, soprattutto Ricky. Una confezione di brodo, questo brodo è pazzesco. Vabbè, cominciamo a togliere queste qua davanti. Non ho capito perché qui mi hanno messo due cose singole, ma perché? Questo latte che la prima volta che l'ho preso mi era sembrato sensazionale, adesso continuo a prenderlo perché non è male, però sinceramente neanche niente di che, ma va bene. Adesso provo a mettere un attimo da parte tutta la roba da frigo e poi la metto via tutta insieme. Anche questo è da frigo. E allora ho preso, in realtà ho preso anche quella con il lattosio. Quando vedete che c'è la versione di qualcosa senza lattosio è per Ricky, io invece prendo quelle normali. E questo è il primo sale, buonissimo. Oh sì, una delle mie buste preferite. Verdura, quanto amo la verdura, ragazzi. Cuore di iceberg, amore mio. Purtroppo io prendo un sacco di verdura dentro i sacchetti di plastica perché senza ombra di dubbio la mia insalata preferita è questa qui, e appunto è l'insalatina. Io non l'ho sinceramente mai vista sciolta, tipo quelle che si possono prendere con il guanto, eccetera. Ne ho presa ancora. Sì, beh, questo, il radicchio cicorino, come si chiama, doveva essere solo verde. Quello rosso è ancora più amaro. Perché me l'ha dato così? Me l'ha dato diverso. Pomodorini, l'importante è sempre che siano... Come si dice? Datterini, questi qua lunghi, non quelli rotondi, sono un sacco più buoni. Zucchine tonnellate, le cucino tagliate, cioè come sia come verdura, come contorno, che con i vari piatti. Funghi, strabuoni anche questi come contorno. Questo è l'unico pesce che ho comprato, sono questi fish burger fatti con branzino e tipo pezzetti di olive nere, e sono stra buoni. Avocado, ancora durino, quando poi sarà maturo ci farò quel bel piatto con la piadina. E ora metto via un attimo sta roba. Ok, ho messo a posto, andiamo avanti. Sì, ho fatto una spesa enorme, ma preferisco farla poco ma abbondante che spesso ma piccola. Allora, questo non avrei dovuto, raga, però non ho resistito. Sono, boh, è tipo un anno che so che esistono, li ho visti, ho detto no, non posso non provarli, mio Dio. E quindi non lo so, mi hanno detto che non sanno di molto, vediamo se hanno ragione. Queste sono per me le mozzarelle più buone da sempre, strabuone, morbidose. Per me quelle normali, per Ricky quelle senza lattosio. Queste polpettine che hanno, dunque sono di pollo e tacchino con carote e spinaci. Le ho provate una volta a caso e raga me ne sono innamorata, sono stra buone. Due confezioni di pollo, appunto le cucinerò in modo diverso. Ecco l'altro primo sale, quello con il lattosio per me. Ho voluto provare a prendere, io li sto provando tutti ragazzi, sto provando tutti i pesti che trovo, non ce n'è uno che mi piaccia. Dopo aver assaggiato quello vero genovese da Genova fresco, non ce n'è uno che mi piaccia. Probabilmente anche questo non mi piacerà, ma ci provo. E il pesto, il top, è mangiarlo con le trofie, che bontà. Ho preso un paio di questi perché sono golosa e non resisto. Ecco, l'unica cosa che mi sta molto sulle scatole è che ci sono cose che non ci sono, però nei negozi S Lunga le hanno. Questi ad esempio ci sono tipo di 2-3 gusti, mentre in realtà ce ne sono 20.000, tra cui quello più buono di tutti è la nocciola. Ma soprattutto, adesso soprattutto che vanno anche molto di più, ma perché non mettono nel sito dell'S Lunga online gli yogurt greci? Cioè, Ricky ne mangia a tonnellate di quelli alla frutta zero grassi eccetera, che fanno anche bene appunto, non li mettono. Ce ne sono tipo 3 bianchi, ogni tanto qualcuno alla frutta così, ma cioè, nei negozi ce ne sono 50 varianti e nel sito ne mettono 2. Ma siete seri, ma perché? Comunque, latte parzialmente scremato, latte senza lattosio, cipolle. Ho voluto prendere questo, mi ispirava molto, il succo di arancia biologico. Vabbè, ho preso l'acqua zero. Rimane l'ultimo sacchetto. Allora, wow, questa confezione di fagioli è gigante. Non li avevo mai presi questi dell'S Lunga così. Beh, suppongo, cioè, penso siano più o meno tutti uguali. Ecco, questi li ho presi per tutti e due, ma soprattutto per me, perché un mese fa me li ha fatti assaggiare e me ne sono innamorata, non li avevo mai assaggiati. Tonno, riso, ho scoperto che il basmati mi fa impazzire, giuro non lo sapevo. Vabbè, sale grosso, cose molto emozionanti. Questo cos'è? Ah già, allora, la conserva di pomodoro e... Ah, un'altra. Ok, 2 conserva di pomodoro, questa qui è quella che mi piace di più di solito. Ragazzi, fare questa inquadratura mi ha spezzato un pochino la schiena, perché sono in piedi ma un po' storta. Comunque niente, questa era la spesa. Spero che questo video vi sia piaciuto e niente, noi ci vediamo presto col prossimo. Ciao!